Islam, Europa e Federica e Mogherini. Che cosa sia l'Islam lo sapete? Che cosa sia l'Europa lo sapete? E chi è Federica Mogherini? Se non lo sapete, ve lo dico io. Federica Mogherini è, tra virgolette, il ministro degli esteri dell'Unione Europea. È un'italiana, Federica Mogherini. Io vi dico francamente che sul piano estetico Federica Mogherini mi piace, eh. Ve lo dico chiaro e tondo, cari amici, perché io sono questo qua, vedete, sono un filosofo, mi piace la filosofia, mi piace la sapienza mi piace. E io vedo che Federica Mogherini è bella, e la sapienza è bella, è l'ignoranza che è brutta, capito, cari amici? Mi piace Federica Mogherini. Il fatto è che un mio caro amico su Facebook, Alessandro Bettati, mi ha inviato un link dove si parla di Federica Mogherini, dove Federica Mogherini prende posizione sull'Islam e via di seguito. E io questa notizia ve la metto nel riassunto di questo video. E intanto la commento, poi andate a leggere voi, capito? Andate a leggere voi, perché ve la metto come link nel riassunto di questo video, è quello che mi ha mandato l'amico Alessandro Bettati. Allora, caro Alessandro Bettati, innanzitutto, se i profughi, i forestieri, i migranti vengono in Europa, è perché ci sono dei vuoti da riempire. Vuoti lavorativi, capito Alessandro? Io sono nato il 7 febbraio del 1940 e sino al 1970-75, cioè fino a quando io avevo 35 anni, non ne ho visto manco uno dei migranti in Italia. Capito? Perché i lavori sporchi li facevamo tutti noi, li facevamo tutti noi. Poi con l'elevarsi del PIL, del benessere, e noi italiani, ma anche gli europei, ci siamo un po' tirati indietro dalle stalle dove si fa i mungitori, ci siamo tirati un po' indietro, capito? Anche le donne si sono tirate indietro, non fanno più le babysitter, le badanti, vengono dalla Romania, vengono dalle Filippine. Capito? Ci siamo tirati indietro dai lavori sporchi, che sporchi non sono. È sporco il cervello di chi pensa che siano lavori sporchi, quello è sporco. Comunque, certi, i cervelli sporchi pensano che certi lavori sono sporchi, allora si sono tirati indietro. All'estero hanno detto: guarda, guarda che in Italia e in Europa si tirano tutti indietro dai lavori sporchi, ci andiamo noi a farli. Ci andiamo noi a farli. Quindi le migrazioni sono arrivate quando l'Italia e l'Europa hanno raggiunto un certo benessere. E la meglio gioventù preferiva le happy hour piuttosto che andare a lavorare di notte in un forno, a fare il pane di notte come ho fatto io per 5 anni, per mantenermi gli studi universitari per 5 anni. Di notte lavoravo nel forno per mantenermi. Ci lavorano così nel forno adesso i giovani per mantenersi gli studi universitari, capito Alessandro? Ecco perché sono arrivati gli islamici, ecco perché ci danno una mano gli islamici. E dice che fanno i delitti, dei delitti e delle pene. Caro Alessandro Bettati, fai una statistica web 2.0 e fai il conto se in Italia sono di più i delitti compiuti da Camorra, 'Ndrangheta, mafia, Sacra Corona Unita, o i delitti compiuti dagli islamici. Capito? Non ci pensa mai nessuno a questa faccenda, che noi abbiamo la trave nell'occhio e guardiamo il fuscello nell'occhio altrui, così come se Gesù Cristo non fosse venuto per niente. Sì che sono 2000 anni che siamo cristiani, così. Gesù Cristo diceva, prima di guardare
nel fuscello nell'occhio altrui e guarda la trave nell'occhio tuo, no? Io sono un filosofo. Allora, prima di fare come Laureana Fallaci, prima di fare come Laureana Fallaci, che se l'era presa con l'Islam, invece doveva prendersela Fallaci, doveva prendersela con Camorra, 'Ndrangheta, mafia e Sacra Coronunita. Non facciamo come Laureana Fallaci. Ci abbiamo bisogno di chi ci dà una mano, di chi ci dà una mano, e poi non facciamo più bambini. Non facciamo più bambini. Beh, caro Alessandro, rifletti su ciò che ti ho detto. Ok? E anche voi, cari amici che mi state ascoltando, riflettete anche voi. Non facciamo più bambini. Se andiamo avanti così, se non venissero gli forestieri a fare i bambini, fra qualche decina d'anni, in Italia e in Europa non ci sono più gli asili nido, ci sono solo le case di riposo. Mi viene tanto da ridere, Alessandro Bettati. Pensa alla Camorra, l''Ndrangheta, la mafia e la Sacra Coronunite. Pensa un po' insieme che cosa ti combinano. Pensa un po' a te. Va bene, Alessandro. Tanti cari saluti da Serafino Massoni.